Comunque, dalla Juventus al Chelsea si parla di Conte, ma quella è un'altra storia. Juve, Inter, staremo a vedere. Angelo Alessio, no, buonasera, buonasera mister. Buonasera. Sei ancora sotto contratto col Chelsea? No, no, no. No, avete rescisso? Sì, sì. No, no, siamo finito, stati scienziati, basta. Quindi è finito a luglio l'anno scorso. Avete preso i soldi e basta? No. Neanche quello. No, come non ha preso i soldi, per là, fai un servizio. Come no? Fatti sentire, mister. Siamo... E qui interveniamo subito. È stato bruciato. No, vabbè. No. Comunque... È un bel valzer delle panchine, perché tra poco Londra mi dà un aggiornamento su Mourinho che viene dato a Madrid lunedì. E vedremo se è vero oppure no. Arriva dall'altra parte d'Europa questa notizia. Antonio, tra Juve e Inter, conoscendolo più Juve o Inter? Ma io non credo che torni in Italia, però questo è il mio pensiero. Poi vedremo. Non potevi venire ieri sera, abbiamo fatto una trasmissione di un'ora, Juve, Inter, Inter, Juve. E tu mi dici, non tornerà in Italia, noi chiudiamo... Ma io non credo, però... Secondo te è più orientato verso l'estero? Sì, penso di sì. Neanche l'Inter nel rapporto con... Ma sono tante voci adesso, quindi non credo che... Se ne parla tanto, ma non c'è nulla di vero, insomma. Ma il Paris? Di sto passo non allena più, però. Lo so, però. Me le stai tagliando tutte. No, no, ma ora si fa tanto. Se ne parla tanto sui giornali, si riempiono i giornali, però di un allenatore può cambiare. Cambia società e club un giorno è all'Inter, un altro giorno al Milan, altro giorno, però credo che ancora non... Ti posso garantire che ci sono stati dei contatti. Poi è normale che tu debba mettere i fari spenti, ma ti posso garantire che ci sono stati dei contatti veri e approfonditi. Poi questa storia del Real, che tra l'altro ieri Valentina aveva detto che avrebbe visto Mourinho, che era una cosa plausibile sulla panchina del Real, ci fa fare un po' qualche scarto, no? Qualche selezione che faremo più avanti, perché dal Manchester United al Chelsea, al Liverpool e al Tottenham, la selezione l'abbiamo fatta con Valverde che resta al Barcellona, è rimasto il PSG e soprattutto il balletto italiano, e secondo me ci sono delle concrete possibilità che lui possa tornare in Italia, e comunque di sicuro ci sono stati dei contatti. Mister. Ma Alfredo è sempre aggiornato su tutto e quindi ha i suoi informatori meglio di me, però è lecito, è normale che in questo momento, quando ci sono le squadre come Real Madrid, come l'ho visto anche ieri sera il Paris Saint Germain e altre squadre che non stanno attraversando un buon momento, vengono eliminate dalla Champions, si pensa già a quale possibile allenatore e quali possibili allenatori possono essere adatti per questo tipo di panchine. Ce ne sono pochi, abbiamo menzionato Zidane, Mourinho, e ci toglieremo il pensiero comunque. Sì, però per un pronto intervento per dare alla piazza. Ci toglieremo già il primo pensiero importante, che appartiene ad un incastro che poi, se Solskjaer va fino in fondo alla Champions, spiegatemi come lo dovrebbero sollevare dall'incarico, no? Andando in Champions League, cioè tra le prime quattro in Premier, dopo l'impresa di ieri, c'è il PSG, ci sono le italiane, Tottenham blindato Pochettino. Klopp sta bene, certo, se poi Guardiola decide di andare via dal Manchester City, questo è un altro paio di maniche. Non è che ci siano tantissime scelte, pur preparandoci a un grande valzer di panchine. Sì, sì, no, ma in parte sono d'accordo con te, però io credo anche che da qui in avanti ne leggeremo tante notizie che poi risulteranno non vere, ecco. Però credo anche che... sia anche il momento giusto per alcune società già portarsi avanti, come prima ho sentito il Real Madrid, però per il momento sono solo notizie. Assolutamente. Comunque tra poco su Mourinho Longoria mi darà altri. Sì, sono arrivate delle indiscrezioni dalla Spagna, con la prima pagina di Marca che ha segnalato come Solari sarà ancora il tecnico dell'allenatore del Real Madrid nella prossima partita a Valladolid, però è già stato sostanzialmente sentenziato da Florentino Perez, che ha scelto di richiamare José Mourinho come tecnico della Casablanca a partire dalla giornata di lunedì. Stando a quanto riportano le fonti di informazione spagnole, potrebbe esserci il ritorno di Mourinho sulla panchina del Santiago Bernabéu. Direttore Preti, finisce qui, però comunque prima di Madrid sono dichiarazioni che fanno bene. Siamo compatti, siamo uniti, non potevano dire altro, sono stati a cena, però... Beh, è chiaro che
La partita, la prestazione di Madrid ha lasciato un po' l'amaro in bocca e sicuramente qualcosina anche è cambiata nelle valutazioni. L'anno importante col maggior investimento di Ronaldo era la Champions, la brutta prestazione di Madrid probabilmente ha lasciato il segno. Però io ritengo che la Juve ci è abituata a delle grosse prestazioni, quindi mi auguro che la partita di ritorno possa ribaltare il risultato, arrivare in fondo e vincere questa competizione. Ha tutte le carte in regola per fare questo, quindi prima di emettere un giudizio, un verdetto finale, vorrei aspettare questa prestazione, questa partita importante, e poi alla fine probabilmente dopo 5 anni di grandi risultati e probabilmente speriamo anche con la vittoria di Coppa, ci sta che il ciclo possa essere anche terminato, ma più che il ciclo io ritengo che anche un allenatore dopo 5 anni della stessa società ha bisogno di nuovi stimoli, quindi Allegri è uno dei migliori tecnici europei, quindi ci sono 3 o 4 panchine dove probabilmente può andare ed è giusto che si arrivi a giugno e trovi dei stimoli nuovi. Agata, domanda per? Angelo Alessio, secondo lei quali sono le soluzioni migliori per la panchina di Inter e Juventus? Una domandina. Poi sentiremo anche Spalletti post Francoforte. Io guardi, credo che Spalletti comunque stia facendo un buon lavoro e credo che se porterà a termine quest'anno con la qualificazione in Champions non vedo il motivo di cambiare allenatore. Alla Juve invece tutti parlano di un addio di Allegri che probabilmente accadrà. E quindi vedrei un allenatore, probabilmente un allenatore straniero, potrebbe essere Zidane. Parlano tutti e conosce bene l'ambiente. Potrebbe essere una soluzione giusta. Conosce bene l'ambiente, al di là di Antonio, quindi credo che potrebbe essere Zidane o un pensiero così ancora di ritornare sulla stessa panchina che ha lasciato quando siamo andati al Chelsea, e prima in nazionale e poi al Chelsea, Antonio, che conosce tutto della Juventus, però credo che la Juve potrebbe andare su Zidane. Su Zinedine Zidane. Ha parlato Luciano Spalletti post Francoforte tra Eintracht e Inter, finta 0-0, giochi ancora tutti aperti in vista di San Siro. Dei risultati tra virgolette positivi è il peggiore, perché quando non segni in trasferta, comunque da me sappiamo benissimo, la situazione non è ancora tranquilla, anzi l'Inter adesso deve vincere per forza, perché 1-1, 2-2-3-3 va a casa. Deve vincere, secondo me la possono fare, però bisogna fare tutti i modi che conosciamo, soprattutto come giocavano all'inizio, dove stavano benissimo. Su una partita si può fare tutto. Bisogna vincere a San Siro contro l'Eintracht di Francoforte, il post in Germania con Spalletti che ha parlato così ai colleghi, sentiamo. La partita di ritorno, perché quando giochi queste doppie sfide da dentro fuori non è che puoi dire ma là abbiamo fatto un po' il risultato se poi vai fuori. Chiaro, un po' di rammarico c'è, perché la possibilità di segnare ce l'abbiamo avuta sia nel primo tempo che nel secondo tempo. Parlando con i calciatori non so se riusciremo a non subire gol, ma sicuramente delle occasioni ci capitano. Il discorso iniziale era ed è stato così. Poi è chiaro che da ultimo ci siamo dovuti anche un po' difendere, perché succede così anche nelle migliori famiglie. Ci abbiamo la stessa possibilità dell'Eintracht, perché la partita ha detto questo: sono due squadre che se la possono giocare la qualificazione e hanno tutte e due la stessa percentuale per potersi qualificare. L'editoriale sull'Europa League, vittoria del Napoli 3-0, pareggio 0-0 a Francoforte dell'Inter di Pedulla, ci sarà nel corso di CNews. Mi fai un'anticipazione, poi per ascoltare tutto l'editoriale rimandiamo nell'ultima edizione di giornata con Michele Moretti in CNews. Alfredo, risultato pericoloso, Spalletti non mi sembrava poi tutto... No, lo 0-0 è un risultato pericoloso, anche perché pericoloso. Comunque al ritorno devi cercare di recuperare Keita, al netto degli sviluppi che ci saranno o non ci saranno su Icardi, è un risultato pericoloso, perché se prende un gol sei un po' rovinato.
Quindi la sintesi è Napoli con la difesa altissima di un buon Salisburgo, ha giocato, ha fatto quello che ha voluto. L'Inter dovrà sudarsela, un buon pareggio, ma un risultato molto pericoloso. Questi sono tutti i risultati della serata di Europa League. Molte partite ovviamente ancora tutte aperte. Il Chelsea, quello che doveva fare, lo ha fatto, così come il Napoli. 3-0 contro il Salisburgo, vince il Valencia, che però anche qui non è una partita assolutamente chiusa. Perde il Benfica a Zagabria 1-0, il Siviglia contro Slavia Praga, un po' a sorpresa, finisce invece 2-2 per i sedicesimi di finale di Europa League. Ricordiamo, le gare di ritorno già la prossima settimana.